Questo programma è offerto da Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Angas. Olio Ribatti, su tutto. Su tutto. Una Pol, olio extravergine di oliva. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera in questa nuova puntata di Sottotraccia. Un saluto particolare a Franco Tempesta che sarà con noi la prossima settimana. Oggi sarò io a sostituirlo in compagnia del pilastro, ecco, di questa trasmissione di Spazio TV, Cinzia Mezzia. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie per essere intervenuta. Grazie a voi, grazie a te Giuseppe per essere stasera qui con noi in redazione. Un saluto particolare a Franco. Questa sera parliamo di una tematica attualissima. Oggi è l'8 marzo e come vedete anche qui nello sfondo abbiamo una mimosa che è il segno di questa importantissima giornata, la giornata internazionale delle donne. E questa volta sarò in assoluta minoranza, tutte le mie ospiti saranno appunto delle donne che certamente offriranno il loro contributo ad un dibattito che nasce in una giornata speciale, dicevamo appunto quella dell'8 marzo, ma in un periodo in cui non si può non far riferimento a ciò che sta accadendo in Ucraina appunto, che è una terra purtroppo funestata da una guerra che veramente sta mietendo troppe vittime. Ma prima di entrare, ecco, nel cuore del dibattito, io pregherei la regia di mandare il servizio che ha realizzato Liliana Cazzato per noi. La condizione della donna nella società, lungo il corso dei secoli, ha subito parecchi cambiamenti a seconda dell'evoluzione politica e giuridica dei popoli, della diversità dei fattori geografici e storici e della sua appartenenza ai vari gruppi sociali. In quasi tutti i tempi e paesi, essa è stata sottoposta nella società del passato a un trattamento meno favorevole di quello riservato all'uomo dal punto di vista giuridico, economico e civile, e per tanto tempo è rimasta esclusa da tutta una serie di diritti e di attività sociali. Le donne venivano controllate in ogni ambito, perché la loro libertà avrebbe minacciato l'ordine sociale. Tuttavia, solo grazie al lavoro esse erano più libere. Dopo la rivoluzione francese fu grazie a Napoleone che la sfera dei diritti delle donne venne ampliata. Nel mondo occidentale, tra fine 800 e inizio 900, le rappresentanti del genere femminile iniziarono a far sentire la propria voce e a chiedere gli stessi diritti degli uomini. Le donne cominciarono a lavorare e a capire di essere valide tanto quanto gli uomini, soprattutto durante le due guerre mondiali, quando dovettero sostituire nei loro compiti gli uomini chiamati a combattere. Così in Italia nel 1946 arrivarono i primi riconoscimenti, le donne votarono per la prima volta. Nel 1948 la Costituzione stabilì l'uguaglianza tra i sessi e nel 1975 una legge decretò la parità di diritti tra marito e moglie. La donna di oggi riesce a essere lo specchio del passato ma anche la proiezione del futuro. Ciò non è stato ancora raggiunto nei paesi tradizionalisti o nei teatri di guerra sparsi in tutto il mondo. Non ultimo l'atroce conflitto russo-ucraino. Le atrocità commesse contro le donne costituiscono un problema globale che si ripropone quotidianamente in ogni paese del mondo, anche laddove le legislazioni proteggono almeno sul piano formale le vittime di questi abusi. Rispetto al tema della violenza si pone con urgenza la necessità di definire una serie di programmi che abbiano la capacità di intervenire sulle cause e sull'impatto di tale fenomeno a livello sociale. La strada verso la parità dei sessi rimane ancora lunga, tortuosa e difficile da percorrere, tuttavia i progressi fatti nel mondo occidentale lasciano ben sperare che un giorno la donna possa finalmente avere gli stessi diritti dell'uomo in tutto il mondo. Rientriamo in studio e questa è un'analisi realizzata da Liliana Cazzato, dalla quale io vorrei partire, però voglio
innanzitutto presentare le nostre gradite ospiti. Parto dalla senatrice Roberta Toffanin, che è vicepresidente della Commissione Finanze al Senato ed esponente di Forza Italia. Grazie senatrice per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Poi c'è con noi anche l'architetto Anna Maria Curcuruto, che è assessore alla visione urbana del Comune di Andria e che è stata già dirigente ed assessore regionale all'urbanistica. Salve assessore, grazie per essere qui questa sera. Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutte quante. E io oggi sostituisco la nostra grande sindaco Giovanna Bruno, che è completamente senza voce perché partecipa sempre a tante di quelle di quegli avvenimenti e di quelle manifestazioni, per cui effettivamente si consuma per tutti noi e per tutte noi. Le auguriamo di rimettersi presto, perché la voce è preziosissima, soprattutto per chi riveste dei ruoli importanti. Mi va anche di salutare e di ringraziare in maniera particolare Lizzi Otiasvili, scusami se non pronuncio bene il nome, però è veramente complicato per me pronunciarlo correttamente. Grazie Lizzi, che è una studentessa georgiana, così come Giorgiana e Caterina, che è una profuga della Georgia e che si trova in Puglia da qualche tempo. Abbiamo scelto insomma di ospitare anche Lizzi e Caterina perché sono due giovani georgiane che hanno vissuto da vicino un dramma che per fortuna noi italiani abbiamo visto soltanto sui libri di scuola o comunque in televisione. Però partendo da ciò che abbiamo ascoltato nel servizio realizzato da Liliana Cazzato, abbiamo avuto modo di vedere come effettivamente gli ultimi decenni siano stati decenni di conquiste per le donne. Sembrerebbe essere passati molti secoli per arrivare ad una parità che, diceva Liliana nel servizio, non è stata comunque effettivamente completata. A questo proposito io vorrei ascoltare un po' il pensiero della senatrice Toffanin, che in un certo senso è lì dove si sono realizzate, ecco, queste conquiste, dove si lavora tanto affinché le leggi siano più, come dire, più efficaci, ecco, per l'affermazione di questa parità. Senatrice, a che punto siamo? Buonasera ancora a tutti e saluto le ospiti a cui faccio i miei auguri in questa giornata e riconosco l'impegno che anche loro quotidianamente portano nella propria comunità, nel proprio territorio. E sì, è vero, a livello legislativo tanti provvedimenti sono stati fatti, tante leggi sono state prodotte per cercare di dare alla donna la stessa parità, ma gli stessi diritti, anche gli stessi doveri degli uomini. Però io ritengo, ma cito per esempio la legge Mosca, la legge Golfo Mosca per le quote rosa, per l'introduzione, ecco, e molto probabilmente anch'io sono qui in Senato perché parte quota rosa, molto probabilmente, non lo so se ci sarei stata se non ci fosse stato l'obbligo di inserire le quote rosa nelle liste elettorali. Però questo, diciamo, non è che ci consoli moltissimo, nel senso che noi vorremmo davvero raggiungere quella parità, quel riconoscimento del giusto merito, del valore che noi abbiamo, senza l'imposizione e l'obbligo di una legge, ma proprio attraverso il riconoscimento del merito. Il merito che deve essere, diciamo, riconosciuto non soltanto alla donna, ma agli uomini. E quando in Italia noi faremo un cambio di passo culturale e potremo vedere, davvero riconoscere quella che è la meritocrazia vera, allora si porteranno quelle pari condizioni che per legge molto probabilmente si fatica ancora a raggiungere perché troppo c'è ancora
tra noi donne, tra noi la carriera, tra noi la famiglia, tra noi il lavoro, tra noi le istituzioni. Quindi davvero noi abbiamo bisogno di un cambio di passo culturale affinché il valore della donna sia riconosciuto in maniera senza obblighi di legge, senza provvedimenti, proprio per quello che vale, per quello che conta. C'è un aneddoto di Rita Levi Montalcini che mi ha molto sorpreso, l'ho letto di recente, ad un convegno internazionale sulla scienza, chi era lì sul posto le chiese chi fosse suo marito, ecco, se lei accompagnasse suo marito. Sì, lei rispose, e lei rispose, sono io mio marito. Questo vuol dire effettivamente che c'è bisogno di un certo senso di una... Certo. Rivoluzione culturale, se vogliamo, di un cambiamento di mentalità, un cambio di passo che, devo essere sincero, comunque si sta avvertendo. Ora non vorrei insomma essere in minoranza da questo punto di vista, però quando abbiamo sentito parlare di quote rosa, effettivamente ci sono delle donne, e qui diceva bene la senatrice Toffanin, non c'è bisogno di una legge che premi effettivamente le donne, perché alcune donne non hanno tuttora non guardano di buon occhio il fatto che siano lì perché lo voglia una legge, bensì vorrebbero che fosse appunto premiato il merito. Mi piacerebbe ascoltare un po' l'opinione dell'architetto e assessore Curcuruto, la quale svolge appunto una professione che non è semplice, in particolare per una donna, perché immagino si trovi a che fare spesso con tanti uomini, assessore, le maestranze in particolare, chi si occupa di ingegneria, chi si occupa di architettura, ha spesso come suo interlocutore degli uomini, e quindi immagino che non sia neanche semplice come dire, far valere anche le proprie ragioni mentre si lavora lì sul posto di lavoro. Non so se la regia mi può dare il collegamento con l'assessore Curcuruto. Ecco, io sono sempre stata tra le poche donne in ogni contesto in cui mi sono trovata, a partire dal liceo scientifico, perché le donne venivano semmai indirizzate verso il classico. E già al liceo scientifico che ho frequentato a Pisa, noi eravamo un 20% rispetto alla classe. Quindi già questo era significativo. Lo stesso nella facoltà di architettura, eravamo un quarto allora. Consideriamo che io sono del 50, come si vede dal mio capello bianco. E quindi già anticipavo già nelle scelte da piccolo. Già il fatto che scegliessi architettura, avendo comunque attitudini per le materie scientifiche, veniva considerata una cosa strana, perché se avevi delle attitudini in questo senso facevi la professoressa di matematica, non andavi a fare il tecnico, a fare l'architetto. Il tecnico doveva essere maschio, insomma, già statisticamente parlando. Tuttora sono i numeri quelli più significativi che stanno a illustrare la situazione delle donne giustamente in Parlamento, al Senato, ma delle donne anche nella rappresentanza non solo pubblica, ma anche nel controllo delle aziende private, negli organismi di amministrazione, e vediamo nelle dirigenze degli enti pubblici. Sono stata anche il primo tecnico a dirigere un ufficio tecnico dei comuni pugliesi, per esempio, la prima donna. E poi al Comune di Bari, come dirigente dell'urbanistica del Comune di Bari, il primo dirigente tecnico quando sono entrata donna e la prima a dirigere l'urbanistica. Quindi ho avuto sempre questo primato. Ma perché? Cioè, se un bambino, se una donna ha attitudini diverse, se io non giocavo con le bambole ma giocavo con le costruzioni e con i trenini, perché non dovevo fare quello per cui ero portata? Questo fatto, per esempio, che la donna sia poco presente in tutte le facoltà, meno presente in tutte le facoltà scientifiche. Adesso piano piano abbiamo riconquistato questi spazi. Ecco. Però ci si rende conto, poi quando sono arrivata a essere docente ad architettura, allora vedevo con piacere intorno a me
che c'era un bel 50% di ragazze. E tra l'altro erano ragazze, forse che quando anche non fossero geniali, diciamo, nell'attitudine artistica, erano però ragazze che sapevano svolgere molto bene il loro compito, organizzate, serie, preparate, studiose. Quindi non c'è questa differenza nel cervello della donna, non esiste. Mi Cioè, se piacerebbe, la. assessore, chiedo scusa, mi piacerebbe sapere però il suo punto di vista in merito a, diciamo, a questa rivoluzione, se vogliamo così, vogliamo dirla così, semantica, sindaca, assessora. Può cambiare qualcosa a livello di Beh, linguaggio? no, Ecco, no. può. Guardate, io sono fortemente critica in questo senso. Io mi definisco sempre una proto-femminista in questo senso, perché effettivamente la mia generazione è stata anche quella del 68. Io queste differenze non le vedo. Io mi definisco architetto e continuo a essere architetto e non mi voglio chiamare architetta anche perché l'etimologia della parola ha riferimento con il tetto e non con altro al femminile. Quindi è una cosa su cui stare molto attenti. Quindi che ci si voglia prendere, diciamo così, un po' per il naso col fatto di declinare al femminile i sostantivi, non lo so se questo è poi così necessario. Se un direttore è un direttore o un istruttore tecnico o quello che sia. Queste figure sono nate inizialmente come figure maschili e va bene, un'evoluzione del linguaggio, per carità, ci può anche essere, però io Non è non determinante, vedo diciamo, a questo cambiare la mentalità. come fattore determinante per classificare la presenza delle donne. Per me è il numero delle donne che deve essere, è vero, senatrice? Ecco, vede, Cinzia. giustamente la senatrice Roberta. Roberta, anche il senatore andrebbe bene lo stesso, insomma, in fin dei conti. La Non è professoressa, il ruolo che conta il ruolo e che conta. arrivare al ruolo io credo che sia un bel traguardo per una donna e soprattutto dobbiamo capire che comunque è vero che l'involuzione, come dice lei, assessore, mi scuso se l'ho anche interrotta, ma condivido pienamente il suo pensiero, ci tenevo a dirlo. È vero che l'involuzione del linguaggio tutto può fare, però anche altrettanto vero che noi diciamo andiamo dal commercialista e non dal commercialista, perché se allora dobbiamo distinguere anche la componente maschile, allora se guardiamo a quella femminile. Quindi ecco, mi scuso se l'ho interrotta, C'è la ma lingua ci tenevo a italiana che grida condividere. vendetta, diciamo, in questa affermazione, diciamo Ah. così, forse esasperata Certo, il di un dentista, concetto. da chi andiamo? Dal dentista, Certamente. uomo È un e donna? concetto, è un'affermazione però dell'esigenza, ecco, di affermare Certo, un concetto l'esigenza che è di quello di. evidenziare il genere, ma voglio dire, Ma io infatti. suppongo che non sia, cioè siano altre le battaglie da combattere per l'affermazione dell'indipendenza della donna a tutto Ma campo. infatti, anche proprio discutendo con il mio ordine, quando poi stavano inserendo, cambiando i timbri, consentendo di mettere Esatto. architetta invece di architetto, che proprio no, dal mio punto di vista non si può sentire, io ho detto: ma perché non ci preoccupiamo del fatto che le tirocinanti donne prendano la metà del tirocinante maschio? Esatto, perfetto, Questo ecco. mi sembra molto più importante. Esatto, Perché mai? questo. Quando effettivamente io invece, per il comune di Andria, quindi passando all'oggi, non al mio passato, ma al mio presente, noi abbiamo sottoscritto una convenzione con gli architetti, e gli ingegneri e i geometri. E a un certo punto, scherzando con i colleghi presidenti dell'ordine, ho detto: mi raccomando, voglio una prevalenza di donne, ma non per una questione delle pari opportunità, semplicemente perché sono più diligenti, e soprattutto tra i giovani, i maschi in quella fascia di età, i neolaureati, per la mia esperienza anche di docente all'università, perché c'è stata anche quella nel mezzo, proprio i maschi a quell'età ancora non sono ben organizzati, quindi non sono in grado di seguire un lavoro, per esempio, di ufficio.
E quindi ho preteso una prevalenza di ragazze che stanno adesso facendo il loro stage presso il comune di Andria e prestando un'opera veramente molto utile. Sicuramente anche i maschi lo staranno facendo, ma vedo che sono le prime ad aver appreso un po' dell'organizzazione dell'ufficio, a trovare un loro ruolo, a rendersi utili, proprio per questo fatto organizzativo che è ancora prevalente. Anche da questo forse punto di vista è proprio è un'eredità culturale, se vogliamo. La donna è sempre stata dai tempi, ecco, dei romani, padrona della casa, quindi deputata, ecco, all'organizzazione della famiglia, per cui questo viene trasferito in un certo senso anche sul piano lavorativo. Diciamo, ma per questo, sicuramente, ecco. Sì. E la donna matura anche prima da questo punto di vista, quindi lo vediamo. Io che anche mi sento in assoluta minoranza, però. Sì. Mi sento in assoluta minoranza. Non ti posso compatire. Ecco. Assessore, volevo porle una domanda. Per quanto riguarda le realtà locali, a livello di iniziative, cosa si sta facendo e cosa si dovrebbe fare, si potrebbe fare per superare questo divario di genere tra uomini e donne? Beh, adesso dal punto di vista formale, un'ora fa in giunta, oggi 8 marzo, abbiamo approvato un'iniziativa a proposito della toponomastica, prevedendo con la commissione della toponomastica che è stata istituita da pochissimo, prevedendo che si dia il nome di tre donne, una locale, una nazionale e una di livello internazionale, il nominativo di tre donne a tre strade o piazze andriesi. Quindi è un'iniziativa, certo, un'iniziativa solo formale, però è un'idea significativa anche per questo. Notavo questo in giunta, che di solito alle donne viene consentito di dare il nome alle scuole, e quindi noi vediamo molte scuole che si chiamano Montessori, però esclusivamente perché c'è un riferimento alla loro cultura e al loro inserimento nella società, nel campo scolastico. Mentre abbiamo anche delle poetesse, abbiamo anche tantissime scrittrici, abbiamo filosofe, abbiamo Artemisia Gentileschi, insomma, ai tempi di Michelangelo e quindi del Caravaggio. Quindi perché no? Perché no? Perché abbiamo Piazza del Caravaggio, Piazza Michelangelo e non abbiamo Piazza Artemisia Gentileschi? Potrebbe essere effettivamente un importante punto di partenza. Infatti. Ecco, adesso sto parlando di una donna veramente che ha lottato nella vita, anche perché erano tempi in cui non si poteva neanche pensare che una donna prendesse un pennello in mano invece di fare i lavori di casa. E vediamo infatti le donne nell'arte, eppure ci sono dei bellissimi esempi sia nella nostra arte che in quelle straniere, sì, insomma. Come quindi anche le donne in letteratura, con un filone, infatti, ecco, aperto, infatti, però non le non timidamente non, aperto non una per strada per sempre una scuola, ecco, si arriva al massimo alla scuola, perché madre, docente sono sempre sullo stesso piano, no? Okay. Un po'. Benissimo, grazie assessore. Non senatrice, voglio tenere la scena, mi scuso. No, ci mancherebbe. Senatrice Toffanin. Eccomi. Ecco. Senatrice, concretamente nei luoghi della politica, quindi dove si fa politica, nei luoghi istituzionali, il confronto con i colleghi che sono stati da sempre i detentori dello scettro della politica, con la presenza delle donne si avverte sempre quella distanza di genere o c'è un equilibrio, si è giunti finalmente ad un equilibrio? Allora, io credo, allora parlo anche per quanto mi riguarda, anche a livello personale c'è un buon equilibrio. Oltretutto io sono in commissione finanze ed è una commissione prettamente maschile, sì, rispetto alle quote femminili, chiamiamole così,
E devo dire che diciamo, il confronto è un confronto da parlamentare a parlamentare, non da uomo a donna, ed è un confronto sempre proficuo in tutti i sensi. Quindi in questo ambito, una volta raggiunto il ruolo viene riconosciuto attraverso poi le competenze, ovviamente, e il mettersi a disposizione con la propria professionalità, certo, appunto, attraverso il merito, che è molto importante. E quello che ci tenevo a dire è che in realtà molto c'è ancora da fare, perché la donna è limitata nel fatto che deve ovviamente dividersi, perché è vero che adesso l'uomo l'aiuta anche in famiglia, eccetera, però è la donna, e lo abbiamo visto e vissuto durante questa pandemia, che è quella che più si occupa della famiglia, che più deve dedicarsi ai figli, ma anche ai genitori, e quindi è colei che ovviamente deve dividere e conciliare vita e lavoro in una maniera, importante. E quello che non è mai stato fatto, è stato fatto molto poco dalle istituzioni, è quello di supportare la donna nella gestione e nella educazione dei figli attraverso il supporto degli asili nido, delle scuole materne, che purtroppo in Italia ancora tanto mancano. Quindi ci una politica di welfare un po' più favorevole per le donne. Assolutamente, ecco. è mancata questa politica, certo. e ce ne siamo accorti, appunto, quanto invece la donna dipenda proprio dalla scuola per poter partecipare alla vita attiva lavorativa, ma anche alla vita sociale, diciamo. E ce ne siamo accorti proprio durante la pandemia, quando è venuta a mancare la scuola, e la donna doveva dividersi appunto tra lavoro, magari lavoro attraverso da remoto, ma accudimento contemporaneamente dei figli. Quindi noi dobbiamo supportare le donne attraverso proprio l'istituzione, la costruzione di molte scuole, di supporti di welfare per secondarle per l'attività, proprio per permettere l'attività lavorativa. E quello che vorrei anche sottolineare è che proprio dall'esperienza vissuta da questa pandemia, se da un lato il lavoro da remoto, non lo chiamiamo smart working perché non è proprio uno smart working, ma se da un lato il lavoro da remoto ha agevolato, perché ha permesso di seguire i figli appunto a casa da scuola con la DAD e la gestione appunto della famiglia, da quell'altro però ha anche aperto un'altra ottica, nel senso che la donna con il lavoro agile può forse avere più tempo a disposizione, ma attenzione che questo tempo a disposizione non venga sempre meno per lei, ma deve essere però un tempo messo a disposizione della famiglia, ma questo tempo a disposizione però le viene meno nelle scelte decisionali sul posto di lavoro. Cioè, una volta che si allontana dal posto del lavoro, si rischia anche di perdere quel potere decisionale che magari è stato anche conquistato con tanta fatica. Quindi volevo avere l'opportunità in questa trasmissione di riuscire anche a denunciare queste situazioni che, se da un lato possono apparire agevolative nei confronti della donna, da quell'altro però non permettono di essere partecipi alla vita effettiva nel mondo del lavoro. Quindi anche su questo stiamo attenti e diamo il giusto equilibrio tra un lavoro semmai da remoto e un lavoro anche sul posto del lavoro, perché è fondamentale per non tornare indietro e per non perdere davvero quelle opportunità che abbiamo conquistato con tanta fatica. Io la ringrazio, certo, perché ci ha riportato un po' nel solco di quello che è il tema di questa, uh-huh, di questa trasmissione, che appunto la donna pilastro effettivamente anche purtroppo in tempo di guerra. Io a questo proposito vorrei parlare con Lizzy e con Caterina, che sono due ragazze georgiane, che poi in un certo senso il ruolo della donna in una situazione di particolare disagio, quale appunto quello della guerra, lo hanno vissuto sulla loro pelle. Mm-hmm. Lizzy è una studentessa
Caterina è proprio una profuga della Georgia. Uh-huh. Io chiedo alla regia di portarmi proprio su Lizzie e Caterina, perché so che Cinzia aveva preparato per loro delle domande. Una situazione fortemente complicata, quella che si sta vivendo. Dicevo a microfoni spenti prima che ieri ho avuto la possibilità di intervistare alcune donne che provengono dall'Ucraina. Sono donne, soltanto donne e bambini tornano di lì in queste ore, e sono donne che stanno vivendo il dramma non soltanto della guerra, ma anche della privazione dei figli e dei mariti. Esatto. Che non è cosa semplice. Buonasera Caterina, buonasera Lizzie. Volevo chiedervi ad entrambe, ovviamente, questo scenario catastrofico, straziante, di guerra, in particolare per le donne, voi che avete vissuto questa esperienza terribile, credo, sicuramente avrà segnato il vostro percorso di vita. Come un pensiero per le donne in questo particolare momento, soprattutto per le donne che stanno vivendo la guerra, ecco, e non solo, io credo anche un pensiero anche per le donne afghane che hanno, purtroppo vivono nella più totale negazione dei loro diritti. Qual è il vostro pensiero, la vostra esperienza, e che messaggio volete inviare in questo momento per quanto riguarda tutto l'universo femminile, soprattutto per quelle donne che stanno vivendo questo momento così traumatico? La guerra è una cosa terribile, ovviamente, che io personalmente ho vissuto sulla mia pelle quando avevo 5 anni. E, diciamo che mi ricordo malissimo, giustamente, perché ho visto dei momenti terribili con un mio amico che aveva 4 anni. E diciamo che io e mia madre stavamo in un campo in estate, nel 2008, lei per lavorare in un ristorante e io per stare accanto, diciamo, insieme a lei con gli altri bambini a giocare. E il 7 agosto, precisamente, ad agosto mi ricordo, però non mi ricordo il giorno, stavo in un parco con un mio amico di 4 anni quando abbiamo sentito questo boato per la quale siamo spaventati e abbiamo cercato di uscire dal parco perché ci siamo messi in panico, e anche la gente che stava attorno a noi si era messo in panico, ma non riuscivo a muovermi, neanche lui, perché si era spaventato. E alla fine ho preso in braccio e siamo scappati dal parco, e quando siamo usciti abbiamo visto questi palazzi distrutti, incendiati, e i nostri amici, i nostri vicini di casa che erano scioccati, gridavano, piangevano, quindi è una situazione molto brutta. E dopo la quale ho trovato mia madre insieme a sua madre, alla madre di questo mio amico, e abbiamo cercato di trovare dei pullman, degli autobus che andavano verso le nostre città. E dopo una camminata di 20-30 minuti e dopo, diciamo, una sgomitata di 15 minuti, siamo finalmente saliti sull'autobus e siamo partiti verso la città. È un momento davvero brutto, sia nell'autobus che era strapieno di persone, una situazione davvero terribile. Quindi ci tornano in mente malissimo. Ci tornano in mente le drammatiche immagini che stiamo vedendo questi giorni, nelle ultime ore. Lizzie era piccolina, hai avuto il tempo in un certo senso anche di metabolizzare, di
di rifarti sostanzialmente. Io so che comunque vivi una carriera scolastica abbastanza, diciamo, anche soddisfacente, ti sei bene integrata, parli benissimo l'italiano. Esatto. Ora c'è qui una terra che ti ha accolto e ti ha dato, ecco, una seconda possibilità. C'è Caterina che è anche lei, insomma, è qui in Italia, sta vivendo la sua seconda possibilità e mi piacerebbe che sia lei stessa a raccontare un po', certo, la sua esperienza, ma non vorrei, ecco, soltanto la descrizione, ecco, di ciò che non vorrei, ecco, ritornare nuovamente, rigenerare in un certo senso quei ricordi e quel, sì, dolore che si genera, ecco, nel ricordo. Uh-huh. Però vorrei che Caterina ci dia un messaggio che non voglio dire, ecco, di speranza, ma comunque ci faccia capire effettivamente che cosa c'è dopo la guerra, come, per le donne soprattutto. Per le donne soprattutto. Sì. Una donna che da dove riparte? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Auguri a tutte le donne. Grazie. Per 8 marzo, la festa delle donne. Allora, la mia storia è completamente diversa da Lisi, perché io sono nata proprio profuga nel 1992. Ho vissuto tutta la mia vita come profuga, perché mia madre, dove abitava, là è stata la guerra, poi siamo venuti al capitale della Georgia, che è Tbilisi, e allora abbiamo iniziato la nuova vita. Io avevo il padre che l'hanno ucciso per il politica, no? E allora io, come senza padre, cresciuta e profuga, c'era questa associazione in Georgia che portava ai bambini in Italia. Io sono la prima volta sono venuta così in Italia, mi ha adottato una famiglia, come senza padre, profuga, mi hanno adottato per 3 mesi. E allora sono venuta in questa famiglia quando avevo 7 anni, nel 2000, a giugno, sì. E allora mi hanno adottato e mi hanno dato quasi tutto loro, in 3 mesi. Poi ogni anno venivo in Italia con questo programma, diciamo, con questa associazione che portava tanti bambini che venivano dalla guerra, come io. E allora, cioè, la mia storia poi ha vissuto pure un'altra guerra. Quello che non ho visto prima l'ho visto dopo, nel 2008. Stavo vicino dove è scoppiata la guerra con i miei cugini che stava in agosto, era, sì. E allora stavo con i miei cugini lì, ed è successo che non si capiva più niente, da dove venivano i mezzi, quelli, non lo so come si chiamano, mezzi militari. E noi, mentre che venivano loro, passavano, noi andavamo con pullman a guardare tutto quello che stava accadere dalla strada, diciamo. E allora ho vissuto quello che ha passato mia madre al 1991, la stessa cosa ho passato anche io. Oggi invece, allora, hai una nuova vita, Caterina. Hai, sì, una vita oggi più serena, grazie adesso. Grazie alla famiglia che mi ha adottato per 10 anni, io poi sono venuta in Italia e ho cominciato di nuovo la vita di nuovo dall'inizio. Grazie davvero per la tua testimonianza, Caterina, sì, perché è un messaggio di ripartenza, ecco. Di speranza. Sì, di speranza, sì, sì. Nella vita bisogna sempre cominciare, non bisogna mai arrendersi, certo, perché la vita gli dà sia le cose brutte sia le cose belle. Vabbè, poi penso che tu e Caterina siate proprio gli esempi più belli di questo messaggio,
perché chiaramente sopravvivere agli orrori della guerra e soprattutto ripartire nuovamente non è semplice. Mi dispiace un po' interrompere questo momento, perché è un momento di importante riflessione. Molto emozionante. Anzi, vi ringrazio davvero, ringrazio davvero le ospiti per aver generato in noi, ecco, un momento e un motivo chiaramente di riflessione che ci porteremo anche dopo la trasmissione. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è fortemente limitato e mi dispiace davvero dovervi salutare, ma vi ringrazio di vero cuore per aver partecipato a questa trasmissione. Ringrazio anche il pubblico che ci ha ascoltato, il pubblico che ci ascolterà in replica lunedì 14 maggio sul canale 96. Marzo. Sì, lunedì 14 marzo. Eri già proiettato, insomma. Lunedì 14 maggio su Video Italia Puglia, canale 96. Del digitale terrestre, ricordiamolo. E io vi ringrazio Giuseppe Tarantino alla regia, ma ringrazio Spazio TV per avermi consentito di condurre questa trasmissione in compagnia della senatrice Roberta Toffanin, vicepresidente della Commissione Finanze al Senato. Grazie senatrice per essere stata con noi. Grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie. Buonasera. E buona festa della donna. E dell'assessore Anna Maria Curcuruto, che grazie a tutti. Un saluto caro a Lizia, a Caterina e a tutte le donne alle quali idealmente io offro queste bellissime mimose che fanno da sfondo allo studio, ecco, di questa sera. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie. Alla prossima. E buona festa della donna ancora a tutte. Questo programma è stato presentato da Una Pol, olio extravergine di oliva. Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Amgas. Olio Ribatti, su tutto. Su tutto.